Vediamo quindi che succede se noi misuriamo la massa di questo cilindro d'alluminio senza lo spago. Il valore è leggermente minore, 49,31, che noi approssimiamo a 49,3. Ricordiamo che prima con lo spago era 49,6 grammi. E già questo ci dimostra quanto sia fasulla questa illusoria precisione, che arriva fino al centesimo di grammo, perché basta mettere o togliere lo spago. E già il valore è cambiato di 3 decimi di grammo. Questo quindi ci conferma che questa cifra, il centesimo di grammo, non è significativa, cioè nel senso che è meglio toglierla, non considerarla. Riprendiamo poi il valore, del volume ottenuto con il calibro decimale e vediamo se adesso il valore atteso rientra nell'intervallo. Non rientra comunque, perché svolgendo gli stessi calcoli di prima, la densità viene quasi uguale a prima, anziché 2,85 viene 2,83, più o meno lo stesso intervallo 0,04 grammi al millilitro. E quindi il valore atteso è comunque fuori dell'intervallo. Quindi non era colpa dello spago. Bisognerebbe quindi chiedersi quale tipo d'errore sistematico stiamo commettendo. Siccome abbiamo ottenuto un valore sovrastimato di densità, vuol dire che o abbiamo sovrastimato la massa, ma lo spago non era colpa sua, o abbiamo sottostimato il volume, quindi abbiamo misurato un volume minore di quello che è realmente, oppure tutte e due le cose insieme. La discussione rimane aperta per eventuali proposte, possibili spiegazioni, eccetera.